L'Italia inaugura il semestre europeo e immediatamente però si avverte la necessità di partire con un controsemestre di proteste e di lotte. Sì, il 28 giugno a Roma partiamo con il controsemestre, quindi intanto venite tutti il 28 giugno, ore 15, Piazza della Repubblica, manifestazione in piazza perché l'Italia è la seconda cavia europea. La prima è stata la Grecia. Con la Grecia sono andati giù con semplicemente a bastonate, hanno distrutto lo Stato sociale, hanno distrutto i diritti del lavoro, hanno fatto andare indietro del 30% i salari, hanno fatto un'operazione violentissima. Adesso in Italia la vogliono rifare, ma ovviamente non possono pensare, visto anche l'opposizione che si è costruita in Grecia, di farla allo stesso modo. Quindi noi siamo la seconda cavia, la prima è stata la Grecia, la seconda è l'Italia. La Grecia solo bastone, in Italia anche la carota, e la carota si chiama Renzi. La carota si chiama Renzi, cioè fare le stesse politiche di austerità, di rigore, di tagli, di privatizzazione, di distruzione dei diritti del lavoro, eccetera, però presentarle come se fossero qualcosa di diverso. Questa è l'operazione mediatica che viene fatta con il consenso di un regime informativo sdraiato sul governo senza precedenti. Non c'è precedenti nella storia d'Italia dal 45 a oggi di una tale caduta di democrazia e di spirito critico nell'informazione e nella discussione. Banco di prova anche per testare effettivamente la forza di quello spazio aperto a sinistra proprio dal governo totalitario Renzi. Ma sì, ma adesso noi vogliamo che cresca un'opposizione, però bisogna farla, ripeto, e la facciamo sapendo che abbiamo di fronte un regime, ripeto, che non ha mai avuto tanta forme autoritarie possibili come oggi. Loro vogliono costruire un perimetro. Dentro questo perimetro, che è quello di Renzi e della signora Merkel, si può anche far finta di essere in disaccordo, anche se poi naturalmente si deve essere d'accordo sulle questioni di fondo. Tutto ciò che è fuori dal perimetro va cancellato, o con le leggi elettorali o con la repressione vera e propria poliziesca. Anche qui c'è noi siamo qui davanti, c'è un dispiegamento di polizia vergognoso, solo perché abbiamo voluto fare qui un incontro stampa, qui davanti sotto la sede della Commissione Europea, per spiegare la manifestazione del 28. Ci hanno preso i documenti, cioè una cosa, ripeto, un regime poliziesco e autoritario di cui Renzi è oggi la guida e l'interprete. E voglio dire che ogni minuto abbiamo segnale di questo, basta vedere cosa è successo 2 giorni fa, tutta la stampa italiana si è inventata, sanamente inventato, che Renzi aveva messo in discussione le regole europee con la flessibilità dei patti di sviluppo, eccetera. Oggi si vede che non è assolutamente così. Noi anzi assumiamo la presidenza dicendo manteniamo tutti gli impegni. Poi ci sono le chiacchiere, la propaganda, i tweet, però da questo punto di vista mi viene in mente davvero la nazionale di Prandelli, cioè propaganda, tweet, stampa amica. Prima o poi però arrivano le partite vere. E quelle bisogna giocare. La partita vera di Renzi è la crisi economica, su quello non si è fatto niente. Si continua a non fare niente, la gente continua a perdere i posti di lavoro, l'austerità va avanti, i servizi sociali vengono tagliati, si privatizzano le aziende che vanno bene come la Fincantieri, quindi continua il massacro sociale. In piazza il 28, venite tutti che cominciamo, dureremo 6 mesi e poi magari di più.